Si è aperta oggi la 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. L'evento, che si svolge a Pestum presso il Centro Espositivo Savoy Hotel, la Basilica, il Museo Nazionale ed il Parco Archeologico, durerà fino al 17 novembre. Intenso il programma dell'evento, che proporrà fino a domenica 12 eventi, 70 tra conferenze e incontri, con la partecipazione di 300 relatori e 100 operatori. La borsa del turismo archeologico per una città che vive il turismo, soprattutto per il parco archeologico, credo che sia una vetrina importante. 22esima edizione, 25 paesi che partecipano, un evento che per 22 anni viene ripetuto qua, un evento che cresce e per noi è motivo di grande orgoglio, di grande prestigio, e quindi ospitiamo con grande gioia e con grande felicità questa occasione. Il Parco Nazionale del Cilento, Valle delle Alburni, è un punto di riferimento come pregio a livello nazionale e internazionale. Noi non solo il parco più grande d'Italia, ma certamente non siamo secondi a nessuno in termini di biodiversità, in termini di cultura, in termini di patrimonio che noi abbiamo da tutti i punti di vista. Ecco, veramente oggi siamo chiamati ad una grande sfida ulteriore, cioè quella di riportare il parco, ma parlo anche come ente, a quella dimensione reale di un grande ente di promozione del territorio, perché questo è quello che dobbiamo fare. Poi certo ci sono anche le difficoltà, le problematiche che stiamo affrontando, e fortunatamente grazie ad una sinergia tra tutte le istituzioni, con i sindaci del territorio, con le istituzioni, la regione, la provincia, il governo, cerchiamo anche di intervenire su quelle che sono le problematiche. Però oggi noi abbiamo un patrimonio talmente bello, talmente importante, che non possiamo non promuoverlo e valorizzarlo, perché è la grande opportunità soprattutto per i nostri figli e per i giovani. È un'occasione per programmare nuove iniziative con i tanti operatori che si ritrovano in questa giornata. Sul turismo culturale noi abbiamo messo in campo tante azioni. Oggi sono dati oggettivi, la Campania è la seconda regione che riesce ad attrarre flussi turistici al livello nazionale, per cui significa che questa è la strada giusta.